Ok, allora, scienze della comunicazione. Scienze della comunicazione significa scommettere sulla possibilità di mettere insieme, con un risultato innovativo, le discipline del mondo classico, quelle tipo maturità classica, latino, greco, italiano, storia, geografia, intendiamoci, ma anche quelle del mondo cosiddetto scientifico, e quindi le matematiche, la capacità di ragionare e muoversi nel mondo della chimica, insomma tutto quello che tradizionalmente nella formazione della scuola media superiore ci ha abituato a immaginare che da una parte ci sono i letterati e dall'altra parte ci sono gli scienziati. Ora, sono tutte divisioni letterarie, non sono vere. Le professioni di oggi, il mondo di oggi, richiede una capacità di integrazione tra queste prospettive disciplinari molto più spinta e molto più forte. Quando noi abbiamo cominciato negli anni 90 Scienze della Comunicazione qui a Salerno, che è stato il primo corso in Italia, noi abbiamo capito che la cosa importante era dare una formazione molto forte, molto specifica, su materie che tendenzialmente e in linea di principio sembravano essere o appartenere a dei campi disciplinari nettamente separati. La scienza della comunicazione è ancora una proposta che va a costruire percorsi trasversali tra discipline che sembrerebbero molto lontane. Anche l'offerta formativa rinnovata di questi anni, a partire da quest'anno, è un'offerta che addirittura ha nuove possibilità di interazione e di integrazione. Le due grandi novità rispetto all'organizzazione precedente è che da una parte abbiamo nuovi insegnamenti di informatica, diciamo così, di area tecnico-tecnologica, dall'altra parte addirittura un nuovo percorso formativo editoria e multimedialità. Innanzitutto perché abbiamo scoperto che una base forte di scienze della comunicazione è quella che porta, dopo il triennio, al percorso della magistrale con uno sbocco di tipo imprenditoriale, quindi la comunicazione di impresa in generale, laddove noi raggiungiamo quasi l'80% di occupazione dopo 3 anni della laurea, e dall'altra parte la possibilità di avere, sempre in quest'ambito, comunicazione di impresa, dove però impresa a questo punto diventa l'ente pubblico, diventa l'impresa pubblica, la pubblica amministrazione. Anche in questo caso noi abbiamo visto che è possibile per i nostri studenti laureati avere delle occupazioni in un ambito molto variegato, molto meno in qualche modo flessibile rispetto all'imprenditoria, e che significa la capacità di avere ruoli nelle gestioni dei musei, delle pubbliche amministrazioni, dei comuni, degli enti locali. E quindi in questo caso, mentre le formazioni di economia e diritto del privato, lì abbiamo delle formazioni che vanno sulle economie e il diritto pubblico, e quindi politiche sociali, politiche pubbliche, visione complessiva rispetto all'Europa, all'ordinamento giuridico europeo, e quindi la possibilità di avere nuove professioni che vadano in questa direzione. Questo significa per noi, significato per noi, immaginare però dare una maggiore rispondenza a alcune competenze richieste dal mercato. Alcune competenze che sono richieste dal mercato sono quelle, diciamo, come prima ho accennato, tecnico-tecnologiche, e quindi ci vuole, a partire da quelle più astratte, cioè della logica, a quelle più specifiche di percorsi comunicativi, delle psicologie cognitive, ma concretamente poi significa affrontare capacità avanzate dal punto di vista informatico. E quindi qui
vogliamo cominciare a sperimentare con quantitativamente con più esami di informatica e soprattutto più laboratori in cui sia possibile sperimentare concretamente dei programmi che siano adeguati alle richieste del mercato e che però siano anche, non soltanto proiettate nella visione immediata, diciamo così, del mercato, ma che vadano nella direzione della ricerca, cioè di cose nuove che si stanno costruendo. E proprio di questi ultimi anni lo sviluppo di un'attenzione particolare alle competenze linguistiche che vengono sviluppate in un ambito computazionale, cioè fare studi sulla lingua che permettono di avere dei prodotti che si chiamano linguer che entrano attivamente in programmi di ultima generazione. Stiamo parlando in pratica del web cosiddetto 2.0, che sarebbe in pratica quello che moltissimi ragazzi sperimentano costantemente, il mondo di Facebook, YouTube, dei social network, che è il web 2.0, dove sono gli utenti a dare contenuti, e poi c'è la grande scommessa del web 3.0, che sarebbe la semantica, c'è la possibilità di avere una ricerca e risposte più intelligenti attraverso il web. Ora, abbiamo visto che nel mondo contemporaneo non basta solo la statistica a risolvere certi problemi, è necessario molto spesso avere delle risorse di natura linguistica, ma non basta una risorsa linguistica di tipo classico, cioè come se fosse un dizionario cartaceo, ma è necessario costruire sia dizionari che grammatiche che siano di natura elettronica, cioè che siano in pratica integrabili facilmente in programmi. Queste prospettive sono molto avanzate, quindi è chiaro che su queste linee si va verso le magistrali e la laurea triennale offre una visione più o meno approfondita di tutte queste varie prospettive, perché l'università secondo noi deve mostrare e formare sulle cose classiche e consolidate, ma costantemente mettere al corrente i giovani di quali sono le cose più avanzate. Non siamo Cambridge, non siamo Stanford, ma possiamo far vedere che cosa si fa a Cambridge, cosa si fa a Stanford e cercare di avvicinarci il più possibile. Ed è in questa direzione, se volete, quindi anche di un apporto che da una parte sia di natura tecnico-tecnologica, ma dall'altra parte sia anche una rivalutazione forte di alcuni contenuti cosiddetti classici, che noi abbiamo pensato di aprire un'editoria e multimedialità in cui la gestione di contenuti che ho chiamato classici, per esempio quelli della storia, non soltanto tradizionale, fatti di archivi cartacei, ma anche una storia contemporanea fatta di archivi digitali, immagini fatte di cronache, quelle che possiamo vedere sulle teche RAI o in alcuni programmi televisivi. Uno degli elementi che potremmo caratterizzare come un lusso culturale di una società, in realtà diventano anche degli elementi di sviluppo e progresso attraverso una concezione rinnovata della pubblicistica e dell'editoria. Quindi quando diciamo multimediale significa che l'editoria deve essere pronta, la formazione all'editoria, scusate, deve essere aperta e pronta ad abbracciare al massimo possibile le tecnologie più avanzate, quelle che oggi attraverso il web e attraverso il digitale permette realmente di avere una copertura e una diffusione molto più ampia, regionale, nazionale, internazionale, contenuti classici di storia dell'arte, di beni culturali, di letteratura. E quindi è in questo senso proprio, vorrei concludere, che riprendendo la grande tradizione classica, diciamo così, letteraria, con le sperimentate incursioni di natura economica e tecnologica,
che ci stiamo muovendo cercando di offrire nuove prospettive formative. Un'ultima novità che volevo segnalare è che, visto che con questo nuovo ordinamento e organizzazione dell'università, questo dipartimento, che era un dipartimento di scienze della comunicazione, si è arricchito con tutti i contributi dell'ex, diciamo, dipartimento di sociologia e anche di una parte dell'ex dipartimento di scienze politiche, diciamo che noi stiamo muovendoci all'interno della comunicazione ad aperture molto spinte verso la politologia, cioè tutto ciò che in un qualche modo, dal punto di vista della comunicazione, ha a che fare con il mondo della politica, e in questo senso noi abbiamo già fatto quest'anno, l'anno passato anzi, delle sperimentazioni, e continueremo in questa direzione, perché anche lì esistono delle professioni che si muovono tra capacità sociologiche, statistiche ed interpretazione della comunicazione politica, che per un comunicatore del domani sono la base per avere una piattaforma occupazionale ben precisa. Quindi una delle ultime novità è la convenzione che abbiamo stabilito con il Liceo Tasso, con il preside dell'anno scorso, che era il professore Carfagna, la collega Capozzoli. Abbiamo organizzato una formazione insieme con i colleghi del liceo per due intere classi di maturità classica a indirizzo comunicazione, che permetterà per 5 anni di introdurre gradatamente le materie classiche della comunicazione in un percorso che è basato sulle discipline cosiddette tradizionali, e quindi la storia, la geografia, il greco, il latino, l'italiano. Ecco, in queste ore noi avremo delle codocenze con i nostri docenti, i nostri ricercatori, i nostri dottorandi, che potranno gradatamente, dal primo liceo fino al quinto, perché ormai così si chiamano quelli anche nella maturità classica, la possibilità di offrire una visione che si approfondisce a mano che si va verso il punto liceo. E devo dire che questo per noi è un elemento di doppiamente importante. Perché? Perché da una parte ci permette di confrontarci con le difficoltà che hanno gli studenti, che poi noi ci ritroviamo quando vengono a fare i test per iscriversi, e poi vediamo il loro percorso accademico, e dall'altra parte perché significa mostrare alle famiglie e ai giovani l'importanza di una serie di discipline di scienze della comunicazione che non sono semplicemente e soltanto la laurea per occuparsi delle merendine, cioè in pratica della pubblicità a buon mercato, oppure soltanto del giornalismo, che sono questi due luoghi comuni che in realtà attirano o allontanano gran parte dei giovani. Diciamo, scienza della comunicazione, per come l'abbiamo concepita qui a Salerno, è un percorso, diciamo la verità, che ci è invidiato anche all'estero, proprio per la forza che noi diamo della interazione stretta e forte che si costituisce giorno per giorno, materia per materia, tra mondo classico umanistico e mondi specializzati tecnologici ed economici. Buon lavoro a tutti.